Oggi vi mostro come utilizzo il Dyson da tutto ragno. Allora, prima di tutto abbiamo tutte queste testine, cioè il phon, questo qua per fare i boccoli al contrario, e iniziamo dal termoprotettore che mi ha dato Valerie, che saluta tantissimo, su tutti i capelli, tutti, 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 tutti. Una volta che ho spruzzato il termoprotettore, andiamo a sistemare bene i capelli e aspettiamo che si asciughi bene il termoprotettore, Uso la testina più piccola perché quella grande mi fa i boccoli troppo grandi e a me piace tipo farli un pochino fini. E premessa, io non è che voglio quell'ondulato troppo esagerato, ondulato morbido. Ok. Allora, prendiamo i capelli dietro, mollettone, lasciando solo i capelli un pochino indietro. E prima di usare il Dyson, mi raccomando, spazzolatene. Dividetele in ciocche. Magia. Dopo qualche secondo mettete l'opzione freddo. Ok, adesso è fresco e fate scendere giù. E voilà. Adesso lo faccio per tutti i capelli. Ok, raga, non so se vedete la differenza. Li devo ancora aprire qua. Adesso faccio anche questo lato e pam! Ed ecco qua il risultato. Spero che vi piacciono, sono morbidissimi e non ho voluto esagerare per avere proprio un effetto un pochino molto. Mi sono appena svegliata! Io ogni giorno mi sveglio così, no? Devo. Capito? E niente, spero che. Boh, che cazzo. Boh. Dai, a parte gli scherzi, cioè immaginatemi a passare così. Ok, sono appena svegliata. Ok, raga, l'ultimo consiglio che vi volevo dare era di mettere sulle punte un ogliettino, un qualcosina proprio per non avere le punte secche. Ok? Ah, ragazzi, avete dei consigli per fare tipo i boccoli con ho visto un botto di gente che usa i cildroni, come cavolo, i robe. Consigliatemele che le proviamo insieme. Alla prossima puntata. Qui è tutto, dalla signorina Kerbal, che da scolaresca è diventata parrucchiera. Ma i sogni di una ragazzina non possono mai. Ciao!